Riuscire, chiedo scusa, qui mi chiedono qualcosa sul programma, spero che mi sentiate, sì. Sì, io Continuate? Sì? Ecco, sento bene. perfetto. Allora, parlare di Adam Smith in una breve lezione di tre quarti d'ora, 60 minuti, è un'impresa assolutamente impossibile. Smith richiederebbe un corso monografico di almeno una trentina di sessioni, diciamo. Quello che io posso sperare di fare in questo tempo che ho a disposizione è quello di attirare la vostra attenzione su questo pensatore straordinario e suscitare perlomeno la vostra curiosità su Adam Smith. Scusa Carlo, ti interrompo solo un momento perché abbiamo cominciato male la registrazione per i tre siti dove andrà a finire la registrazione. Quindi stavi parlando, non ho dato il via. Ecco, allora un attimo Ecco, solo che così partiamo. puoi Benissimo. ricominciare. Stavo dicendo che per No, parlare. aspetta, aspetta, ti do io il via. Sì. Puoi andare, Gabriele? Enrico, la registrazione è partita quando il professore ha iniziato a parlare. Cioè, la Perfetto. prima battuta che ha dato è stata: se volessi parlare di Perfetto, Adam perfetto. Ho dato che è uscito poi qui un messaggio. Vai. Smith. Ne Sì, ma l'ho avviata approfitto. subito. Sì. Scusate, ne approfitto perché poi dopo non magari scompare per salutare, lo vedete nella sua finestrella, un docente che è entrato in corsa, perché Walter Ghia, che vedete lì con barba, uomo con barba, sarà quello che ci racconterà Ortega e Gasset fra qualche settimana. Perché sostituisce Dino Confrancesco che per motivi e solite cose. Questo è un classico della storia del liberalismo, ma noi li prendiamo, sembra sapere quelle cose con i ciclisti che si devono dare il tempo, ecco, è una staffetta. E allora, grazie Walter Ghia che ha accettato di venire a fare lezione la prossima settimana. Quale Carlo, pote hai... No, rosa neanche a parlarne. no, no, in altra occasione, ce ne sono. Carlo, scusa, vai. Bene, prego. No? Dicevo, Adam Smith è l'autore del testo più famoso di economia che sia mai stato scritto ed è ancora oggi letto, presente in tutti i bookshop che hanno una sezione di testi dell'economia. Troverete sicuramente, in America e in Inghilterra è così, troverete sempre qualche volume disponibile per l'acquisto. E naturalmente la mia raccomandazione è quella di leggerla. Se un filosofo, un ragazzo cioè che sta studiando filosofia, non può non aver letto Platone e Aristotele, io ho sempre ritenuto e pensato che chi studia economia anche come studente dovrebbe aver letto La ricchezza delle nazioni di Adam Smith, almeno quello, diciamo, come testo di riferimento. Vediamo di inquadrare il personaggio, intanto cominciando con la sua biografia. Questo ci darà la possibilità anche di vedere un po' il contesto in cui nasce questo straordinario ingegno. Smith è uno scozzese, questo lo sapete tutti. Nacque a Kirkcaldy, che è una piccola cittadina che si trova sul versante nord dell'estuario del fiume Forth. A sud, proprio di fronte a Kirkcaldy, c'è la grande città di Edimburgo. Lui nasce in questo piccolo villaggio e tanto per fare arrabbiare un po' l'amico Morbelli e per invece incuriosire quelli che si occupano di oroscopi e di cabale e cose via, di cui io per la verità non mi occupo molto, dirò che Smith è nato il 5 giugno del 1723, esattamente lo stesso giorno dello stesso mese in cui 160 anni dopo nascerà il suo maggiore successore, l'unico che può essere comparato ad Adam Smith quanto a innovazione portata nel mondo dell'economia e del liberalismo, che è appunto il tanto deprecato dall'amico Morbelli John Maynard Keynes. La questione delle cabale non si ferma qui. Smith pubblicherà, come vedremo tra poco, il primo libro che gli diede la fama,
che si chiama Teoria dei sentimenti morali, Theory of Moral Sentiments, nel 1759, esattamente 160 anni prima del libro che diede la fama e la celebrità a John Maynard Keynes, che si chiamava Le conseguenze economiche della pace, nel 1919. E pubblicò il suo capolavoro, quello che lo ha reso immortale, cioè La ricchezza delle nazioni, nel 1776, cioè esattamente 160 anni prima della pubblicazione del capolavoro di Keynes che si chiama La teoria generale. Comunque, chiusa la parentesi degli oroscopi, Adam Smith nasce orfano, nel senso che suo padre muore pochi mesi, muore nel febbraio del 1723, come ho detto, Adam Smith, si chiamava, anche il padre si chiamava Adam come Adam Smith, e era di professione avvocato ed era, aveva l'incarico di sovrintendere alla dogana del paese di Kirkcaldy. La perdita del padre legherà, farà sì che Smith sarà molto legato alla madre, resterà con la madre fino alla morte di lei, che avverrà 5 o 6 anni prima della morte dello stesso Adam Smith. La madre veniva da una famiglia importante per la Scozia di quei tempi, era figlia di un lord scozzese e quindi una famiglia che si chiama nella lingua inglese della gentry, cioè dei proprietari, anche se non avevano titoli nobiliari, cioè dei proprietari di terreni, eccetera. Questo fa sì che lui non abbia risentito nella sua formazione di mancanza di mezzi, insomma veniva da una famiglia che oggi diremmo benestante. Per di più il padre affidò l'incarico di tutor, di tutore del figlio al fratello, che sarà di grande aiuto per guidare i primi passi della carriera di Smith. Frequenta la Burgh School, la scuola di grammatica, la scuola elementare a Kirkcaldy. Tenete presente che la Scozia aveva reintrodotto l'insegnamento obbligatorio per tutti, che non era più esistito dai tempi della caduta dell'impero, dopo la caduta dell'impero romano, diciamo. E quindi questo spiega il perché la Scozia fosse considerata da tutti una specie di paradiso del sapere. C'era un livello di istruzione che a Milano, per esempio, nel Settecento non ci si sognava neppure. Quindi frequenta la scuola. Le note scolastiche dicono che è un ragazzo molto intelligente, con una grande predisposizione per la matematica. E successivamente viene mandato a fare la high school, il college, cioè, a Glasgow. Stranamente, non è chiaro nelle sue biografie del perché scelsero di mandarlo a Glasgow invece che mandarlo nella città di fronte, al di là del fiume, diciamo, che è Edimburgo. Ed è qui che la formazione di Smith, lui ha 14 anni quando comincia a studiare a Glasgow, è qui che si forma la prima imprint della mente di Smith. Infatti capita che lui avesse come professore di filosofia morale Francis William Hutchinson, che è stato, che ha studiato filosofia, lo conosce benissimo, è stato un notevole filosofo del Settecento, l'inventore del detto secondo cui la finalità degli studi sociali è quella di creare la più grande felicità per il più grande numero. Questo poi verrà ripreso da Beccaria e da Helvetius e diventerà la dottrina fondamentale dell'utilitarismo. William Hutchinson era un deista, quindi non era un credente come
normalmente avveniva nell'insegnamento dei licei e dell'università in quel tempo, e immaginava che la natura fosse regolata da un ente supremo che fa in modo che la società evolva verso il bene. Quindi fondamentalmente non era un pessimista o uno scettico come l'altro grande filosofo di quel periodo, che è David Hume, che poi sarà il grande amico, quasi fraterno, diciamo, di Adam Smith. Ed era anche un grande conoscitore dei filosofi stoici, in particolare aveva tradotto sia Cicerone che Seneca che Adriano, Adriano l'imperatore, non Adriano, il nostro amico, e questo naturalmente aveva stimolato moltissimo Smith nel considerare i valori morali estremamente importanti nella formazione della società. Terminato questo corso, che lo aveva entusiasmato letteralmente, così come tutti i giovani si entusiasmavano ai temi, allora stava nascendo la grande stagione dell'illuminismo, e Smith ebbe la fortuna di avere uno dei più importanti filosofi della fase iniziale dell'illuminismo. Nasce con Locke, diciamo. Ma nella fase iniziale William Hutchinson è certamente uno dei nomi che vanno ricordati. Dopo questa straordinaria esperienza, che lui ricorderà sempre con grande ammirazione verso i suoi insegnanti, otterrà una borsa di studio che normalmente veniva riservata a quelli che volevano fare la carriera ecclesiastica, quindi apparentemente questo era il suo indirizzo, e si trasferisce a Oxford a fare il Bachelor of Science. Qui invece le cose andarono in modo molto diverso. Le lettere che lui scrive alla madre sono lettere in cui lui spesso si lamenta della pigrizia, della noia, del fatto che i professori, che non erano pagati in base al numero degli studenti che seguivano le lezioni, ma avevano un compenso fisso, erano scarsamente motivati a fare delle lezioni interessanti. E la cosa si conclude, la sua permanenza a Oxford, qualcuno mi dice, quelli che frequentano di più, io vedo, sono più spesso a Cambridge che non a Oxford. Qualcuno cerca anche di nascondere che tra gli allievi di Oxford ci sia stato anche Smith. Perché? Perché c'è una cosa piuttosto sgradevole alla fine della sua permanenza. Smith fu sorpreso a leggere un libro che lui aveva chiesto di farsi mandare dall'autore, e che era il Trattato sulla natura umana di David Hume, che era un libro proibito. Non era. Allora, lui non fu espulso da Oxford perché leggeva questo libro proibito, figuriamoci, il Trattato sulla natura umana. Immaginatevi qual era il clima delle università allora. Il Trattato sulla natura umana di David Hume era considerato un libro blasfemo, diciamo. E comunque si conclude con questo episodio spiacevole, diciamo. Ebbe una solenne reprimenda da parte del rettore dell'università, e quindi lui lasciò l'università di Oxford, tornandosene a casa sua, a Kirkcaldy. Lì lo zio, come ho detto, era anche il suo tutore, segnalò questo giovane che veniva appunto dall'università di Oxford a un personaggio notevole della Scozia di allora, che era Lord Keynes, un politico che ha un certo rilievo nella storia scozzese e anche nella storia inglese, il quale offrì a Smith di tenere delle lezioni sulla letteratura inglese. Lui fece
4 anni di lezioni sulla letteratura, a cui seguì un quarto anno di lezioni sull'economia. Purtroppo questi testi non ci sono pervenuti, perché Smith diede ordine, lasciò nel suo testamento, di bruciarli. Però perché sono importanti? Perché nel corso che lui svolse di economia, che non si chiamava ancora così evidentemente, perché si chiamerà economia soprattutto, cominciò a chiamarsi economia in quel periodo, diciamo. In quel testo, che poi è stato sono stati rintracciati nel 1895, quindi tanti anni passati, sono stati rintracciati gli appunti che uno studente aveva preso di queste lezioni, in cui si trovano, sia pure appena abbozzati, i concetti che ritroveremo nella Ricchezza delle Nazioni. Quindi Smith, molto per l'influenza del suo maestro Hutchinson e molto per l'influenza del suo amico fraterno David Hume, il quale sosteneva che la libertà del commercio è un portato della libertà naturale. Lui sviluppò questo tema sostenendo diciamo, il valore morale della libertà di commercio, che poi è un po' il tema della Ricchezza delle Nazioni. Queste lezioni ebbero molto successo, anche se erano lezioni non svolte nei corsi universitari, erano, diciamo, delle specie di lunedì letterari. No? Ebbero molto successo al punto che uno dei personaggi più importanti della Scozia in quel momento veniva chiamato il re di Scozia, in realtà era il duca di Argyll, che era il capo del clan se non ricordo quale fosse esattamente, mi verrà in mente, quale fosse esattamente il clan di cui lui era il capo, ma comunque era un personaggio che faceva il bello e il cattivo tempo in Scozia, nominava professore, nominava pari d'Inghilterra, eccetera, eccetera, quindi gli offrì la cattedra di logica all'Università di Glasgow. Lui insegnò per un anno logica e l'anno successivo, essendo morto l'insegnante di filosofia morale, passò con voto unanime della facoltà dell'Università di Glasgow, passò all'insegnamento della filosofia morale. Infatti Smith è considerato, prima che un economista, un grande filosofo morale. Noi abbiamo delle sue lezioni, abbiamo la ricostruzione che è stata fatta da Miller, il quale fece 2 anni dopo la morte di Smith una memoir, cioè una commemorazione, e descrisse come era fatto il corso di Adam Smith. Il corso era strutturato in 4 parti, di cui la prima era quella della teologia, era dedicata alla teologia naturale, cioè la dimostrazione dell'esistenza di Dio e dei suoi attributi. La seconda parte riguardava i temi dell'etica, e sarà quella che poi lui svilupperà nella pubblicazione di Teoria dei sentimenti morali. La terza parte riguardava la giustizia, nel senso di Montesquieu, cioè come le leggi debbano essere moralmente giuste, diciamo, non devono essere soltanto efficaci, ma qui riprendeva i temi di Montesquieu, e la quarta parte veniva definita expediency. Expediency è una parola inglese che deriva dal latino expedio, che vuol dire le cose che hanno utilità, che vale la pena di fare. E in questo
questa parte del corso esponeva quei principi che poi verranno sviluppati nella sua, nel suo capolavoro, nella sua opera maggiore, che è appunto La ricchezza delle nazioni. Come ho detto, la parte del corso che riguardava la filosofia morale viene poi sviluppata in un testo che va assolutamente letto, per chi vuole approfondire Smith, che si chiama Teoria dei sentimenti morali. È un testo complementare alla Ricchezza delle Nazioni, nel senso che se non si leggono tutti e due, le conclusioni che si possono trarre da uno o dall'altro sono completamente diverse da quelle che si ottengono leggendo i due testi. Ci tornerò quando parleremo della Ricchezza delle Nazioni, ma sostanzialmente quello che Smith sosteneva nella Teoria dei sentimenti morali era che le leggi morali non sono quelle che sono state dettate da Dio a Mosè e scolpite nella pietra nei 10 comandamenti, ma sono il risultato dell'evolvere della società. E il comportamento degli individui si tiene a queste regole perché in fondo alle persone piace piacere agli altri. Non è che non si ruba o non si uccide perché nelle tavole della legge di Mosè c'è scritto che non si deve rubare o non si deve uccidere. Non si ruba, non si uccide perché questo viene considerato una cosa sconveniente dalla società nella quale si vive. Ora, vi sembreranno delle banalità, ma queste cose dette nel Settecento avevano un effetto straordinario, perché volevano semplicemente dire che la sfera religiosa è una cosa completamente diversa dalla sfera civile, dal mondo civile, dalle leggi che lo governano, dai comportamenti delle persone. Questo detto in una società che era ancora fortemente dominata dall'integralismo religioso, a un mondo che si stava aprendo alle idee dell'illuminismo, sembrò un tema di straordinario interesse. Infatti il libro ebbe un grande successo e Smith, da un oscuro professore di una brillante università, divenne uno dei personaggi di cui molto si parlava nei salotti inglesi, francesi e naturalmente anche italiani. Questa notorietà fece sì che un altro super ricco, oggi diremmo, diciamo, della Scozia di allora, che era il duca di Buccleuch, adesso semplifico leggermente il racconto perché non abbiamo tanto tempo per poterci dedicare a questi aspetti, diciamo così, personali. Il duca di Buccleuch, che era il più grande proprietario, era e credo che sia uno dei, ancora adesso, la famiglia dei Buccleuch, uno dei più grandi proprietari terrieri inglesi, decise di offrire ad Adam Smith la carica di tutor del giovane erede della dinastia, che aveva 16-18 anni, era vicino, non aveva compiuto 18 anni. Era una pratica che nell'aristocrazia inglese e non solo, anche quella francese, quella di assumere un grande personaggio molto famoso tra gli intellettuali per terminare l'educazione di un giovane. E l'incarico era quello di accompagnare il giovane duca di Buccleuch in un viaggio in Francia per 2 anni. Gli offrirono
300 sterline all'anno. 300 sterline all'anno era il doppio di quello che Smith guadagnava come professore. Diciamo che oggi sarebbero circa 100.000 euro all'anno, ma non solo per i due anni. L'offerta riguardava una retribuzione di 300 sterline all'anno per tutta la vita. Diciamo che sono quelle offerte che non si possono rifiutare. E infatti Smith lasciò l'insegnamento all'Università di Glasgow e si trasferì in Francia, dove fu accolto dal suo amico fraterno, che era David Hume, il quale in quel momento aveva la carica di segretario dell'ambasciata britannica a Parigi. In quel momento a Parigi i filosofi erano considerati dei sovrani e David Hume era considerato il sovrano dei sovrani, cioè era considerato in quel momento. Tutti, Dupont de Nemours diceva, Rousseau credo, cioè noi guardiamo alla, quando vogliamo scoprire qualcosa di interessante guardiamo alla Scozia. La Scozia era considerata una specie di Arcadia del pensiero del nascente illuminismo. Questa fu l'occasione per Adam Smith di incontrare i grandi studiosi dei problemi dell'economia che allora in Francia erano importanti e numerosi. C'era Quesnay, il celebre autore della tavola delle interdipendenze economiche, diciamo, predecessore di Leontief. C'era Dupont de Nemours, c'era Mirabeau, non il rivoluzionario, il padre del rivoluzionario, diversi altri importanti economisti, Turgot per esempio, con i quali lui ebbe modo di avere delle lunghissime conversazioni durante un viaggio a Tolosa, c'è la lettera che lui scrive a David Hume. Durante un viaggio a Tolosa, siamo nel 1764, scrive a David Hume, Smith scrive a David Hume, dicendogli: guarda, io qui mi annoio un po' perché non c'è molto da fare qui a Tolosa, insomma, le solite cose normali di una corrispondenza. E tu dice testualmente: I start to write a book to pass on economics, to pass away the time. Ho cominciato a scrivere un libro di economia per passare il tempo. E questa è la data di inizio del suo capolavoro, del forse più bel libro di economia che sia mai stato scritto. Il viaggio in Francia termina e Smith rientra a Londra per assistere al matrimonio del suo allievo e nel 1766 si ritorna a casa sua, a casa di sua madre, a Kirkcaldy, e comincia a scrivere, ci metterà 10 anni, a scrivere il testo della Ricchezza delle Nazioni. E questo è un periodo abbastanza misterioso della storia di Smith. Tenete presente che Smith era un personaggio molto schivo, non amava la pubblicità, scriveva molto poco. Le lettere che sono state rintracciate sono soltanto 170, perché per i tempi, dato che l'unico modo di comunicare era quello di scrivere delle lettere, comunicare con le persone non del villaggio, diciamo, sono pochissime. Si diffondono anche dicerie e leggende sulle sue stranezze, qualcosa del genere di quello che si diceva a proposito di Newton e della sue segrete ricerche sull'alchimia. Smith era certamente un personaggio molto svagato, ma era poco interessato, diciamo,
a far sapere di sé. Era esattamente il contrario di David Hume sotto questo profilo. Per esempio, voi avrete visto che ci sono delle immagini di Adam Smith, ma non ci sono ritratti suoi. Lui non si fece mai fare un ritratto, anche se avrebbe potuto benissimo permetterselo. L'unico ritratto che c'è di Adam Smith è frutto di un disegno dei suoi studenti che, mentre lui faceva lezione, disegnavano la figura del professore. E anzi, molto spesso sui libri di Adam Smith c'è una testa nera che rappresenta che cosa? Rappresenta il fatto che si diceva che, siccome lui dettava il testo della Ricchezza delle Nazioni stando appoggiato al camino, la sua ombra si sarebbe, l'ombra della luce promanata dal fuoco, si sarebbe proiettata sulla parete che c'era di fronte al camino, lasciando questo segno nero, che è la figura di una testa nera, che è quello che poi compare sui libri di Adam Smith. Quindi, insomma, un personaggio abbastanza misterioso. E lui impiega 10 anni a scrivere questo testo, a rivederlo, a ripensarci, eccetera, eccetera. Finalmente nel 1976, nel marzo del 1976, il testo viene pubblicato e l'effetto che produce sulla gente è a dir poco esplosivo. Perché? Intanto perché nell'incipit il libro è un libro, un librone, diciamo. Normalmente è pubblicato in due volumi, in due tomi, che sono composti da 5 libri, per un totale di 950 pagine. Non spaventatevi, è lungo da leggere, ma l'inglese, in cui è scritto, e ci sono anche delle ottime traduzioni in italiano naturalmente, è un inglese molto chiaro, molto leggibile, non è come la prosa italiana del Settecento, che è piuttosto difficile, piuttosto faticosa da leggere. È un inglese ancora molto, molto letterario, diciamo. È un libro che comincia con queste parole. Il titolo del libro, lo sapete benissimo, è un'indagine sulla natura e sulle cause della ricchezza delle nazioni. An inquiry into the causes, the nature and the causes of the wealth of the nations. Comincia con un incipit che ha un effetto del tuono, nel cielo dell'illuminismo europeo. E dice: la ricchezza delle nazioni consiste nel lavoro prodotto ogni anno che fornisce tutto ciò che è necessario e anche ciò che è superfluo, che serve al consumo delle persone e alle loro necessità. Perché ebbe l'effetto di una folgore? Perché se voi aveste chiesto a qualunque banchiere, specialista, statista, in che cosa consiste la ricchezza, questo vi avrebbe risposto alternativamente: la ricchezza è costituita dalla terra produttiva. Primo caso, i fisiocratici. Un altro vi avrebbe risposto: beh no, la ricchezza è rappresentata dalla quantità di metalli preziosi che una persona oppure uno Stato ha. E quindi il problema nel primo caso è quello di aumentare la produttività della terra. Nel secondo caso il problema è quello di accumulare il più possibile metalli preziosi oppure minerali e così via. A nessuno era venuto in mente che in realtà la ricchezza è un flusso, ed è quello che sta dicendo esattamente Smith. Lui dice: the annual labor of every nation is the fund which supplies it with all necessities and complementaries. Il lavoro annuale di ciascuna nazione è il fondo da cui si traggono tutti i mezzi che servono per necessità e per gli investimenti e per
per le altre cose, e aggiunge, rappresenta anche il modo con cui la ricchezza viene distribuita tra i fattori della produzione, cioè il lavoro, in parte il profitto, in parte la rendita. Lo spiegherà un po' più avanti, la rendita. Questo concetto che la ricchezza è un flusso e non è un fondo, quando noi diciamo il PIL è cresciuto dell'1, del 2 o disceso dell'1, del 2%, noi stiamo citando il concetto di Smith, che è esattamente all'inizio della ricchezza delle nazioni. Poi questa idea che è il lavoro che produce la ricchezza è un'idea modernissima, perché si capisce non è soltanto il lavoro degli operai, come sosteneva Marx, sbagliando a interpretare Smith, ma è il lavoro degli operai, certamente, dei contadini, dei capitalisti, degli imprenditori, è insomma il lavoro che viene applicato, quello che produce la ricchezza, ma allo stesso tempo la distribuzione di questi beni che vengono prodotti annualmente è un concetto e che è uguale evidentemente a quello della ricchezza prodotta, è un concetto che anticipa Sei, la legge di Sei, secondo cui la domanda deve essere sempre uguale all'offerta. Dove prende questa idea Sei? E la prende esattamente da Adam Smith. Ma in questo caso però Smith anticipa anche Keynes, perché anche l'idea di Keynes fondamentalmente è questa. Dopo questo incipit, che ebbe un effetto folgorante, perché poi molti non andarono, non proseguirono nella lettura, perché dice, bene, abbiamo capito tutto. La ricchezza, il PIL, è un flusso, non è uno stock. Questo aveva però delle implicazioni anche molto rilevanti da un punto di vista sociale, perché dire che la ricchezza è basata sul lavoro era per il Settecento un'affermazione assolutamente rivoluzionaria, non solo concettualmente, come appena detto, ma anche avrebbe potuto avere delle implicazioni politiche molto rilevanti. Perché? Perché i ceti dominanti erano sostanzialmente la nobiltà a quel tempo e la Chiesa, che erano i proprietari terrieri. Dire che la ricchezza delle nazioni dipende dal lavoro e non dipende dalla terra, o non dipende soltanto dalla terra, ma soprattutto dal lavoro, era un concetto assolutamente rivoluzionario. E questa è la ragione per cui Smith rimase fu considerato per un certo periodo addirittura dai conservatori inglesi, diciamo, come un personaggio un po' pericoloso, di cui bisognava tenere una certa distanza, perché sosteneva che la ricchezza delle nazioni è fatta dal lavoro. Questo poi evidentemente poi porterà anche i suoi epigoni, Riccardo prima di tutto e Marx in seguito, a sbagliare completamente, diciamo, la loro analisi, accentuando questo aspetto. Nella prima parte del capolavoro di Smith, La ricchezza delle nazioni, si trova lo sviluppo di questo concetto e da cui derivano i principi dell'economia politica. Tutto quello che si troverà negli scritti degli economisti, ho già citato Riccardo, Marx, e posso continuare fino almeno ad Alfred Marshall, e anche in gran parte Hayek, è in gran parte già scritto nel testo di Adam Smith. Si tratta praticamente di sviluppi di concetti smithiani. Il meccanismo dei prezzi che regola l'offerta, il meccanismo dei prezzi che regola la domanda, e soprattutto l'elemento fortissimamente innovativo, il tema della produttività del lavoro. Smith osserva
che nella fabbrica di spilli che c'era vicino a casa sua si producevano 8 operai, producevano in una giornata tra 15 e 20.000 spilli. Mentre osservava, se un operaio facesse la stessa lavorazione da solo, ne potrebbe produrre forse una decina in una giornata. Questo voleva dire che specializzando l'applicazione del lavoro e del capitale, si ottenevano enormi aumenti della produttività, diciamo da 10 fino a 10.000 addirittura, prendendo l'esempio di quella piccola fabbrica che c'era vicino a casa sua. Ma che cosa implicava questo fatto? Implicava che per una produzione ad altissimo livello di produttività come quella che descrive Smith, occorrevano grandi mercati. Produrre 10.000 o 15.000 spilli al giorno per il paesino di Kirkcaldy, 8 forse 10 potevano anche essere venduti, ma 10-15.000 al giorno evidentemente non dovevano essere portati al di fuori della cittadina, distribuiti in Scozia e perché no, addirittura magari esportati. Allora qui arriva il concetto che è fondamentale nel pensiero di Smith. Esiste una correlazione importante fra la possibilità di specializzare la produzione e la dimensione del mercato. Quindi tutto ciò che ostacola la crescita della dimensione dei mercati finisce con l'ostacolare la crescita della produttività e finisce per ridurre la ricchezza delle nazioni. Ecco come nella massima sintesi Smith ha completamente rovesciato il modo di vedere l'economia che c'era stato quasi fino ad allora, che era quello di dire no, il problema dell'economia è quello di poter creare la più grande quantità di riserve monetarie all'interno di un paese, cioè il saldo della bilancia commerciale. Allora, se noi mettiamo dei dazi sulla importazione, per esempio, noi otterremo che si sviluppa di più la nostra produzione nazionale. E questo valeva sia per le nazioni, si valeva anche per le città, quindi il sistema dei dazi, delle protezioni, delle controprotezioni. Smith rovescia completamente questo discorso. Dice la libertà di commercio non è un portato della libertà naturale, come sostiene David Hume. Questo non lo dice, ma è evidentemente implicito. È semplicemente il modo in cui si può far crescere la ricchezza delle nazioni. Guardate che siamo alla fine del Settecento, questi concetti erano concetti mai pensati. I fisiocratici sostenevano la libertà del commercio, ma questo doveva servire semplicemente alla possibilità che, potendo esportare il grano anche oltre la propria provincia o addirittura i confini del proprio paese, si sarebbe migliorata la redditività della terra. Non c'è questa idea della produttività del lavoro. Si sarebbe migliorata la redditività della terra e questo avrebbe, siccome la terra era la fonte della ricchezza, questo avrebbe migliorato. Quindi nei primi due libri c'è tutta l'economia moderna, quasi tutta l'economia moderna. All'inizio, in quell'incipe, c'è anche un pezzo di Keynes, sostanzialmente. E diciamo il passaggio più celebre che si trova nel testo smithiano è quello celeberrimo che viene tante volte citato: non è dalla benevolenza del fornaio, del birraio, del macellaio che noi ci aspettiamo di vedere risolto il problema della nostra cena, ma è dalla considerazione del loro personale interesse. E questo è il concetto dell'individualismo che portato, così come il concetto del valore lavoro verrà portato all'esasperazione da Marx con quello
che ne seguì, questo concetto dell'individualismo viene portato all'esasperazione da quelli che noi in Italia chiamiamo i liberisti, e che non dovremmo chiamare così, perché ho già detto che quella espressione nasce come dispregiativa, diciamo, gli estremi liberisti. E quindi questa frase però va interpretata, come dicevo, nel senso che Smith non intendeva dire che è solo il valore materiale che costituisce l'interesse personale, perché oltre al valore materiale, si capisce che il fornaio mi vende il pane perché vuole i soldi che ho io, e poi io farò la stessa cosa vendendo le cose che posso vendere io a qualcun altro. Ma l'interesse personale è rappresentato certamente dall'interesse economico, ma è rappresentato anche da valori morali e, aggiunge Smith nella teoria dei sentimenti morali, addirittura da valori estetici, anche da valori estetici, cioè il bello, il giusto, il buono, che non necessariamente coincide con la cosa che rende di più, che fa guadagnare di più. Il gusto di presentare un bel pacchetto, per esempio, invece di farlo male. Non è soltanto il fatto che si possa ottenere un prezzo migliore, ma è anche il gusto di far bene le cose, di piacere alla gente. Questo è un altro concetto che non molto spesso viene ricordato di Smith e che invece è estremamente importante per capire la grandezza del personaggio e del suo pensiero. Il terzo libro della Ricchezza delle Nazioni è dedicato praticamente alla storia dell'economia. Storia dell'economia si rifà ai classici, ai classicissimi, e diciamo è una buona parte per chi si interessa a questi problemi su come era l'economia ai tempi dei Romani e come poi è cambiata, eccetera. Ma insomma, diciamo, è la parte forse meno interessante del libro. Il terzo e il quarto libro rappresentano invece i fondamenti della politica economica. Quindi i primi due libri sono quelli dell'economia politica, che contengono tutto quello che poi sarà sviluppato fino a metà del Novecento. La seconda parte del testo invece rappresenta il tema della politica economica. E qui ci sono due passaggi che sono famosissimi di Adam Smith, che sono quelli sulla mano invisibile e quello sull'intervento dello Stato. Vi leggo quello della mano invisibile perché vale veramente la pena, anche se lo avrete sentito probabilmente ripetere tante volte. Così scrive Smith: dirigendo la propria attività in modo da produrre il maggior valore possibile, quindi l'interesse individuale, ciascuno persegue il proprio guadagno, e in questa circostanza, come in molti altri casi, si viene condotti da una mano invisibile a un fine che non è parte delle intenzioni dei singoli. E lui sostanzialmente che cosa dice? L'interesse individuale, che come ho detto non è solo un interesse economico, ma che è anche un interesse morale e un interesse estetico, in certi casi, finisce attraverso il meccanismo del mercato, la mano invisibile, a coincidere con l'interesse generale. Quindi il fornaio che fabbrica tanto pane per venderlo, fa bene a fabbricare tanto pane per venderlo, perché questo è l'interesse generale. Quindi lui è condotto dal suo interesse personale, che è quello di vendere e farlo della miglior qualità possibile, fare in modo che i clienti siano il più possibile soddisfatti, e questo attraverso il meccanismo dei prezzi, e questo il criterio che spinge. Insomma, qui si era compiuta una rivoluzione mentale fortissima. Si era passati da un sistema in cui si costruivano le manifatture reali per poter creare
un avanzo della bilancia dei pagamenti, a predicare, come fa Smith, un sistema il più possibile decentrato. E questo, la dimostrazione di questo passaggio sta nel passo successivo, immediatamente dopo, a quello che ho citato sulla mano invisibile. Guardate che questa storia della mano invisibile ha fatto versare, non so, ha fatto una strage di una foresta per fare la carta su cui è scritta, che non so quanto potrebbe essere grande, ma il concetto della mano invisibile di Smith è quello del mercato, è fondamentalmente il meccanismo della concorrenza e dei mercati. Questo è il suo concetto di mano invisibile. Comunque, questo sistema dell'economia decentrata viene sviluppato nel passaggio immediatamente successivo, dove Smith scrive quali siano le attività dove investire il proprio capitale e quale prodotto riveste il maggior valore, è evidente. Ciascuno nella sua specifica prospettiva può giudicare da sé molto meglio di quanto qualsiasi statista o legislatore possa fare al suo posto. Continua Smith. Il governante che tentasse di dirigere i soggetti privati circa il modo in cui impiegare le loro risorse non solo si addosserebbe un compito non necessario, ma assumerebbe, attenzione a queste parole, un potere che non può essere affidato senza pericoli non solo a una singola persona, ma neppure a qualunque governo o legislatore, e che non sarebbe mai tanto pericoloso quanto lo sarebbe se affidato alle mani di un uomo che abbia la folle presunzione di immaginare se stesso adatto a esercitarlo. Queste sono parole che dovrebbero essere scolpite sulla tomba degli esperimenti di economia collettivisti e sui defunti tentativi di governo dell'economia con sistemi della pianificazione centralizzata. Quindi a questo punto il pensiero di Smith è chiarissimo. Il concetto, la definizione di ricchezza, come si produce la ricchezza, qual è il sistema, quello della libertà del commercio e del massimo decentramento produttivo e dei livelli decisionali. Insomma, qui è descritto il modo in cui dovrebbero funzionare i sistemi dell'economia capitalistica. È per questo che il testo di Adam Smith, ancora oggi, riletto, rappresenta un testo assolutamente fondamentale. Con questo io ho terminato e vi ringrazio per l'attenzione che mi avete prestato. Grazie, professor Scognamiglio. Mi sono scordato nella presentazione di raccontare anche il lato politico di Carlo Scognamiglio, deputato liberale, poi deputato di Forza Italia, è stato presidente... No, senatore, non deputato. Ah, è vero, senatore, tant'è che è diventato poi presidente del Senato. Presidente del Senato, e anzi nel suo discorso, ricordo che era Presidente del Senato dopo che lo era stato Malagodi, quindi dice nel giro dei liberali, dopo Malagodi ha toccato a Scognamiglio, poi dopo mi pare che non sia toccato a nessuno dei liberali, ma insomma nutriamo fiducia come facta. Non è finito il Senato, no? Saremo a vedere. E a questo punto la famosa manina, chi alza la manina e la mano per avere un... Allora, intanto abbiamo Nuto Girotto. Vai Nuto. Sì, grazie. E innanzitutto volevo ringraziare il presidente, anche perché lo ammetto, è uno dei miei miti politici, quindi ci tenevo particolarmente ad essere presente a questa lezione, che poi è stata chiarissima, veramente molto meglio delle lezioni fatte anche addirittura all'università, se mi si consente di dirlo. E volevo chiederle a questo punto quale edizione consiglia lei dell'opera di Smith da leggere, sulla quale
ma io approfondire direi, ulteriormente. Guardi, su questo io le darei tre testi, come fa il nostro amico Paolo Mieli nel suo bellissimo programma su History, che dice agli intervistati di dare tre testi. Allora, uno è La ricchezza delle nazioni di Adam Smith. Come ho detto, si può leggere benissimo in inglese nel testo originale perché è perfettamente comprensibile anche per chi non ha una conoscenza. Per esempio, Shakespeare non è facile da leggere. Smith invece si legge benissimo. Se no, ci sono tante traduzioni italiane. Quella della UTET, per esempio, è una traduzione assolutamente, assolutamente ben fatta. Per avere un'idea del contesto, tutti questi personaggi che vi ho appena accennato, Lord Keynes, il Duca di Argyll, David Hume, insomma il mondo in cui si muoveva dentro Adam Smith, io vi suggerirei di leggere quel brevissimo testo che ho scritto che si chiama Adam Smith visto da Carlo Scogli Emilio Pasini, che sarei io evidentemente, e che è stato pubblicato nella collana degli economisti curata da Paolo Savona. Quello è un libro che è rapidissimo da leggere, è scritto in modo perfettamente accessibile, non occorre una laurea di economia, e chi l'ha letto lo trova interessantissimo e chiarisce non solo questi concetti del pensiero smithiano che ho cercato di ridurre, di sintetizzare come ho potuto, ma anche il contesto nel quale si muove la rivoluzione industriale che comincia, le grandi innovazioni, il fatto che poi lui era anche amico di Benjamin Franklin e quindi lui auspica la libertà per le colonie, viene pubblicato nel 1776, cioè quando è appena scoppiata la dichiarazione di indipendenza americana, il 4 luglio, lui pubblica il libro nel marzo, e auspica la libertà delle... e lo dice con una osservazione molto curiosa, che dice qual era la lungimiranza dell'uomo. Lui dice, ma guardate, se noi non diamo la libertà, l'indipendenza alle colonie americane, ben presto, vista la crescita della loro produttività e della popolazione e così via, eccetera, ben presto sarà l'Inghilterra a essere una colonia degli Stati Uniti. Quindi è meglio che loro se ne vadano per la loro strada, perché questi ne faranno troppa di strada per noi inglesi o britannici, diciamo, per noi britannici. L'ultimo testo che le consiglio è un testo in libro in lingua inglese che forse è la più leggibile biografia di Smith, che si intitola appunto Adam Smith, An Enlightened Life, una vita illuminata, o si potrebbe leggere anche una vita nell'illuminismo, ed è scritto da Nicholas Phillipson. È un libro pubblicato nel 2010. Tra le migliaia o decine di migliaia di biografie su Adam Smith. Tenga presente una cosa, dato che mi ha parlato di Smith, fino a poco tempo fa si sapeva molto poco, perché il riordino è stato solo, diciamo, è uno dei benefici del neoliberalismo, che ha fatto sì che in coincidenza con il 200° della pubblicazione della Ricchezza delle Nazioni, cioè nel 1976, si avviasse un riordino della sua biblioteca, che aveva studiato il nostro Einaudi, che conosceva benissimo, della sua biblioteca, del suo carteggio, di queste lectures che lui aveva fatto sia a Glasgow che a Edimburgo, e che erano più o meno scomparse, e si è potuto trovare tra ricostruire gran parte del personaggio. Perché, come dico, Smith è un personaggio frequentissimamente citato, ma altrettanto frequentissimamente poco letto. Grazie mille. Passiamo a Tommaso Fasano, vai.
Tommaso, apri il microfono. Ecco, sì. Bravo. Buonasera, io volevo solo chiedere gentilmente perché ho mancato a livello di audio, le immagini sono rimaste sul fermo. E se potete ripetere una delle ultime frasi di pietra miliare di Smith, se potete leggermi la frase gentilmente. Sì, volentieri. L'unica cosa che posso dire così di mio personale che viene da pensare... Volte, delle volte tirare sulla voce, ecco. Quello sull'intervento dello Stato, diciamo. Aspetti che adesso la devo trovare. Sì, l'unica cosa che mi viene da pensare che posso così dire così di mio, che la trovo un'analisi che nasce dalla domanda offerta, ma nasce ancora prima da Pacioli, dalla parte doppia. No, questo è quello che probabilmente lei voleva chiedermi, è dirigendo la propria attività in modo da produrre il maggiore valore possibile, ciascuno persegue solo il proprio guadagno. E in queste circostanze, come in molti altri casi, si viene condotti da una mano invisibile a promuovere un fine che non è parte delle intenzioni dei singoli. Questa è la funzione della mano invisibile. E l'altro è quello in cui dice quali siano le attività dove investire il proprio capitale, quale prodotto riveste il maggior valore, è evidente, ciascuno nella sua specifica prospettiva può giudicare da sé molto meglio di quanto qualsiasi statista o legislatore possa eventualmente fare. E dice, questo potere di decidere quanto, come, dove produrre, eccetera, non dovrebbe mai essere affidato nelle mani del governo, quindi principio dell'economia decentrata, e soprattutto mai nelle mani di un uomo, testualmente, che abbia la folle presunzione di immaginare se stesso adatto a esercitarlo. Questa è una lezione anche morale molto, molto bella, no? E quindi è anche una ricchezza delle persone oltre che una ricchezza dell'azione. Come? È anche una ricchezza delle persone oltre che ricchezza delle azioni, ma ricchezza intesa come accumulo, è sempre, non proprio. Certo, dice, ma la spinta ad arricchirsi, a cercare la ricchezza, che ricordo, non è per Smith soltanto la ricchezza materiale, non è soltanto una questione di soldi, ma una ricchezza morale. Si ricordi che Smith era un filosofo morale con una forte impronta di stoicismo. Quindi questa è un'idea che ha una storia. E addirittura estetica. Perché devo fare soldi facendo una roba brutta? No? Se posso farlo facendo una roba bella, preferisco fare una roba bella. Questo è. Quindi questa riduzione che viene fatta molto spesso di Smith, ma è l'interesse individuale, no, ci sono altre cose. Ma certo, ma le altre cose ci sono anche di Smith e che fanno parte dell'interesse personale, dell'interesse. Io sono interessato anche alla bellezza, sono interessato anche alla giustizia, cioè ai valori morali. Fa contenti e arricchisce reciprocamente. Certo. Quello di non avere intorno della gente disgustata è uno degli elementi dell'interesse personale. Passiamo a Francesco. Il personaggio è molto complesso, Smith, non è uno statistico, un tecnico che... Grazie mille. Grazie Tommaso. Adesso Francesco, con Francesco Caruso, dove arriviamo? A Ferrara, mi pare. Sì, giusto? Corretto. Bravo. Infatti la mia domanda era... Scusa Enrico. No, ecco, la mia domanda mi era legata infatti allo Smith anche filosofo, no? Che oltre alla ricchezza delle nazioni ha scritto anche altro, ad esempio la teoria dei sentimenti morali, no? E in cui, insomma, mentre se, ecco, nella ricchezza delle nazioni diciamo che definisce un po' più quello che, insomma, con le dovute diciamo cautele, come ha illustrato lei, ma insomma più, ecco, l'aspetto individualista, invece nell'opera della teoria dei sentimenti invece è molto più
diciamo più orale, ad esempio parla dell'altrui felicità, no? Altrui felicità e di come vedere proprio il punto di vista dell'altro, tanto che alcuni sono arrivati a parlare di due Smith invece che uno, no? E quindi la domanda è se, insomma, in parte ha già risposto, ma se questi due Smith sono in contraddizione in un certo senso, e come mai, diciamo, lo Smith economista ha praticamente soppiantato a livello di conoscenza lo Smith filosofo quindi il secondo Smith. Grazie. Ma guardi, questa idea dei due Smith nasce in Germania e si chiama Das Adam Smith Problem, il problema di Adam Smith, su cui si sono scannati e comunque lanciati calamari generazioni e generazioni di storici del pensiero economico, di filosofi, eccetera, dicendo com'è possibile che ci sia un cambiamento. Sono due parti di una stessa opera. Smith progettava di fare un'opera che avrebbe probabilmente intitolato Science of Man, Scienze umane, in cui ci sarebbe stato una parte di teoria dei sentimenti morali, una parte di expediency, come nel suo corso, cioè le cose che vale la pena fare, l'economia, in poche parole, e poi una parte sull'organizzazione dello Stato, che peraltro è largamente discussa anche nella Ricchezza delle Nazioni. Solo che non arrivò a completare l'opera con la terza, la triade, diciamo, con una terza opera. Comunque che ci sia continuità, che non ci siano due Adam Smith, lo dimostra il ritrovamento che fu fatto, come ho detto, nel 1895, cioè molto tardi, del testo, degli appunti di un suo studente sulle sue lezioni, quel corso di lezione che fece a Edimburgo circa nel 1750-52, in cui sono contenuti già questi concetti. E poi sono magnificamente sviluppati nella Ricchezza delle Nazioni. Ma in fondo si tratta semplicemente della stessa persona. L'equivoco nasce sull'interpretazione dell'interesse individuale, dove chi parla di interesse individuale uguale denaro sbaglia completamente, perché Smith non pensava affatto che fosse soltanto il denaro. Che il denaro fosse molto importante, perché si devono pagare i dipendenti, si deve campare, si deve fare anche una vita discretamente bella, se possibile. Cioè che il denaro sia importante, questo lo sanno tutti, non c'è bisogno che venisse Smith a dircelo. Ma non è solo questo, non è solo questo. Quello che spinge un imprenditore a essere il primo è il desiderio di successo, è il desiderio di affermarsi, di essere riconosciuto come quello che ha fatto la cosa migliore. Non è soltanto la pura questione. Quindi quando si attribuisce a Smith questa interpretazione, cioè è solo l'interesse venale, personale, che regge l'economia, si fa un'interpretazione parziale di Smith, perché è vero che fondamentalmente si tratta di questo, perché il macellaio, il berraio e il fornaio non ti danno la roba tanto per farti un piacere o per vederti contento, te la danno se lo paghi, ma non è solo questo. Comunque la sua era una domanda molto pertinente e molto colta, mi pare che sia già bene avviato sulla strada di comprendere Adam Smith. Prego Enrico, tocca a te come moderatore. Mi sentite? Sì, la sentiamo. Ciao Enrico.
Enrico, ti vediamo muto. Scusate che qua mi era saltato tutto. Allora, ricominciamo da capo. Mentre prego Gianluca Baldini di apparire, perché lì è nascosto dalla scritta, è arrivata una duplice domanda da San Chirico che non riesce, ha dei problemi col microfono. E allora vorrebbe sapere dal professor Scognamiglio, dice, secondo lui Smith, e la domanda è questa, è il fondatore del pensiero economico liberista con una concezione dell'intervento pubblico nell'economia minimale? Questa è la prima domanda. La seconda, Smith non considera l'eventualità che il mercato talvolta possa fallire nella fornitura di alcuni beni e servizi? Assolutamente. Dunque, risposta è nel secondo caso senz'altro. Infatti Smith sostiene che in molti casi il mercato non funziona, per esempio nel caso dei beni pubblici. Nessuno costruisce un ponte per passarci da solo, diciamo, perché poi ci passerebbero anche degli altri. Il risultato è che il ponte non si costruisce. Quindi per i beni pubblici, pensate alla difesa, non è che uno per provvedere alla propria difesa può pagare un esercito con quello che può costare, sarebbe costato allora, figuriamoci oggi. Ci deve pensare lo Stato, ci deve pensare la collettività. Esempi di... Lui era contrarissimo ai monopoli, anche al monopolio commerciale, e questo andava contro gli interessi dell'Inghilterra, quindi questo dimostra anche la sincerità. Quindi la risposta alla seconda domanda è sì, senz'altro sì. Smith considera che ci sono dei limiti a cui il mercato deve essere soggetto. E alla prima le risponderò in questo modo. Smith è un simbolo. Contemporaneamente, adesso non voglio farvi perdere tempo sulle date, sulle cose, ma contemporaneamente alla rivoluzione, i concetti fondamentali della rivoluzione smithiana, almeno altri due personaggi arrivarono a conclusioni molto simili. E sono uno Turgot in Francia e l'altro Cesare Beccaria in Italia, il quale descrisse esattamente come lo descrive Smith, il meccanismo dell'incremento della produttività. La ragione per la quale l'opera di Smith è diventata un simbolo è che ha avuto un successo straordinario. Il testo di Beccaria, cioè le lezioni di economia politica, economia pubblica, di Beccaria, non furono pubblicate. Capisco perché. Non furono pubblicate, ma semplicemente perché lui decise. Beccaria ha questo tratto che è molto simile a Smith, non gliene importava nulla di quello che pensavano gli altri, l'importante è quello che pensava lui. Lui a un certo punto decise che erano importanti le cose che si fanno, non le cose che si pensano. Quindi lui scrisse questo testo magnifico di economia e se lo lasciò lì, fu poi recuperato, rimesso in ordine da suo figlio, e venne pubblicato solamente nel 1805. Il testo di Beccaria è di quando lui fece le lezioni di economia, cioè del 1769. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando scriveva Beccaria non poteva conoscere quello che avrebbe scritto Smith. E d'altra parte Smith non poteva conoscere quello che avrebbe scritto Beccaria, perché quello che era scritto da Beccaria era pubblicato solo trent'anni più tardi. Quindi si muovevano in modo indipendente, ma arrivarono Beccaria e Smith certamente, Turgot in parte, più o meno alle stesse conclusioni, e la conclusione è questa. Smith non è stato l'unico genio di quel periodo, ce ne sono stati evidentemente anche altri
che applicandosi su questo tema sono arrivati a capire le verità fondamentali, diciamo, della ricchezza delle nazioni. Bene, passiamo a Baldini. Gianluca, adesso che sei apparso, anche se sei piccolo piccolo, vabbè. Sono avvicinato, perché c'ho la telecamera lontana. Allora, innanzitutto buonasera, e volevo fare una domanda su come in qualche modo influisce il pensiero di Smith, su come influisce il pensiero di... su quello che è la Scozia durante la rivoluzione industriale, perché la rivoluzione industriale ha preso vari punti dell'Inghilterra, ho visto che in qualche modo è predominante l'ideologia del socialismo, e volevo vedere se in qualche modo l'ideologia del liberismo in quell'epoca ha avuto il suo successo oppure no, è stata, diciamo, messa da parte perché veniva appunto presa con un'ideologia un po' particolare. Questo per quanto riguarda sia Smith che Hume, le loro ideologie come l'hanno ripresa, ecco. Guardi, c'è stata una certa diffidenza nei confronti di Smith, della differenza in Gran Bretagna. Infatti per quello chiedevo. Per il motivo, quell'incipit folgorante, il lavoro annuale di ciascuna nazione rappresenta il fondo da cui si traggono tutti i mezzi per le necessità e per gli investimenti, per le cose meno necessarie, eccetera. E quello che lasciò i conservatori, i Tories inglesi, assolutamente, e quindi finché durarono i governi Tories inglesi, poi cioè i liberali andarono al potere molto più tardi, dopo il 1948, finché furono al potere i conservatori, cercarono di tenere un po' le distanze da queste cose, anche perché questo veniva interpretato da Ricardo, ma soprattutto da Marx, come la dichiarazione, dice, questo lo ha detto Smith, quindi è quello che conta è il lavoro, allora intendevano il lavoro degli operai. Qui divagheremmo. All'est, negli altri paesi, invece la reazione... Esatto. Fu quella molto diffidente, ed è un problema che nella letteratura smithiana si chiama gettare la scala. Che cosa all'università che avevamo studiato la dottrina politica, quindi mi ricordavo insomma che c'era questo concetto. Qual era lì? Dice bene. Allora, questo signore inglese, britannico, dice che dobbiamo liberalizzare tutto. Ah, bella forza. Loro hanno... Ormai hanno gli stabilimenti per filare il cotone, per produrre la lana, per fare acciaio con metodi moderni, fare l'acido solforico con metodi moderni, eccetera, 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 e vogliono riempirci di questa roba qua. E noi che siamo rimasti indietro, avremo la concorrenza degli inglesi. Guarda che in America era molto forte questo. La guerra di secessione scoppia per... Un motivo era la schiavitù e l'altro era quello dei dazi doganali, no? Che i cotonieri del sud non volevano i dazi, volevano esportare. Gli industriali del nord volevano i dazi perché non volevano le merci inglesi. No? E poi la parte nord è la più sviluppata. L'idea era dire no, perché questa qui è una dottrina che va bene per un paese che è già sviluppato. Siccome noi non siamo ancora sviluppati, dobbiamo fare le nostre protezioni. Questo era il concetto. Quindi, per quello ho detto, c'è stata una rinascita di Smith con l'occasione del bicentenario della pubblicazione della Ricchezza delle Nazioni, ma soprattutto con la scuola di Chicago. Gli americani sono... Diciamo, la teoria economica americana è sempre stata molto smithiana e poi è finalmente sbocciata nella scuola di Chicago. No? E quindi con la scuola dell'ecologia urbana è ritornato un po' il pensiero di Smith in circolo, diciamo, è stato rimesso nell'ottica... Esattamente. Bene, ci abbiamo ancora... Grazie Gianluca. Alfonso Pio Savelli. Vai. Buonasera, sì, innanzitutto grazie per la lezione. Poi volevo chiedere cosa pensasse lei riguardo
l'ipotetica morte della mano invisibile sulla scia della morte di Dio di Nietzsche, che appunto ha preso forma da Tyrol Price nel 2008 e poi è stata rilanciata di recente dopo il Covid e la situazione della Russia e Ucraina. E appunto lei pensa che veramente ci siamo trovati di fronte alla morte della mano invisibile? Oppure... No, guardi, Smith usa per la prima volta questa espressione in un breve saggio che è il primo saggio che lui scrive, che è il saggio sull'astronomia, che scrive giovanissimo, in cui dice c'è una mano invisibile che guida le orbite dei pianeti. La mano invisibile in questo caso è semplicemente la forza di gravità, Newton, no? Questa è la mano invisibile. Quando passa a occuparsi di economia, lui dice c'è una mano invisibile che fa sì che l'interesse personale finisce col coincidere con l'interesse generale. Come ho già detto, questa è una forzatura, se è puramente il guadagno, considerato, non lo avrebbe certamente detto, mai neanche pensato, diciamo, Smith, una cosa di questo genere. Però questo è il portato. Quello che Smith dice è che l'esistenza di un mercato in perfetta concorrenza, di grandi dimensioni e con i meccanismi dei movimenti, dei prezzi, eccetera, rappresenta la mano invisibile che fa sì che l'interesse individuale del consumatore, dell'imprenditore, eccetera, si trasformi nel bene comune. Perché nessuno pensa al bene comune quando si mette a fare il pane, pensa a fare il pane. Eppure è il meccanismo del mercato che fa sì che le sue scelte, il suo interesse personale nel fare questa scelta, e poi subito dopo dice, guardate che solo chi lo sta facendo può scegliere il modo migliore di farlo, no? Non uno che gli sta lontano da qualche altra parte, che decide no, quanto pane devi fare tu. Questi erano i sistemi di pianificazione che sono finiti come sono finiti. Abbiamo qui adesso una domanda scritta di Filippo Monteriù. Ma c'è Filippo? Filippo, compari a legge della DU? Niente. Filippo ha scritto la domanda ed è andato... no, Adriano Teso voleva fare una domanda, ma adesso aspetta Adriano che adesso... niente, perché è pieno di nomi, fa tutti i riferimenti a... Human Action, Mises, Karl Menger, accidenti. Va bene, se non c'è è un po' difficile interpretare quello che lui ha voluto dire. La stai leggendo, Saro, questa domanda? Io? No. No, io non la vedo perché sono entrato più tardi. Sei entrato più tardi. Niente, allora, Monteriù se vuol fare le domande se le fa. Ecco, perché se uno va bene, ha paura di parlare, ma ha sempre parlato, basta, via. Monteriù a casa, mentre invece Adriano Teso ha alzato la manina, che cosa vuole dire? Adriano, fai. Ma una domanda semplice e ve la lascio come riflessione. Grande fatto di etica, di economia, ma chi si mette a parlare delle guerre terribili che ci sono in corso e non solo Russia-Ucraina, ma una bella fetta del mondo, che sono una distruzione di economia, di ricchezza, di benessere, oltre a moralmente, eticamente, siano delle cose terribili, perché uccidere delle persone, i propri cari. Ecco, sento poco questo genere di riflessioni, come il ricordare che l'80-90% della legislazione parla di soldi, ma soldi in quanto non cupidigia, ma in quanto da migliaia di anni l'uomo si alza, lavora per produrre ricchezza che pian piano, molto lentamente, resta nelle tasche della propria famiglia, il che significa benessere e sicurezza per se stessi e per la propria famiglia. Ecco,
credo che dovremmo insistere un po' più su questi argomenti con un linguaggio semplice, perché noi dovremmo convincere la maggior parte della popolazione possibile a venire in questa direzione e, in fin dei conti, votare al governo gente che la pensa in questa maniera. Grazie per tutto. Dunque, allora, sul primo tema, quello della guerra. La guerra è il lato oscuro dell'animo umano. Nel caso della guerra che si sta combattendo ai confini dell'Europa, lì c'è un discorso imperiale. La Russia ritiene che senza possedere l'Ucraina, e probabilmente quindi anche il Kazakistan, eccetera, l'Azerbaigian, dove ci sono le grandi risorse, altre grandi risorse petrolifere, non potrà mai più rivestire quel ruolo di grande potenza che aveva rivestito ai tempi degli zar e ai tempi di Stalin. E quindi vuole riprendersi quei territori. È un concetto che io trovo un po' conflittuale con i principi liberali del diritto internazionale, secondo cui i confini non possono essere modificati se non con il consenso delle parti che sono interessate. E quindi Putin è uno di quei mostri che periodicamente la storia produce. C'è stato Stalin, c'è stato Ivan il Terribile, e Hitler, naturalmente, il peggiore di tutti, e così. Cioè la storia produce anche dei mostri, perché la natura umana è fatta da Abele, che è quello che vorremmo vedere e che si legge nei testi di Smith, ma è fatta anche da Caino, cioè l'assassino, il ladro, eccetera. Quindi questa è una questione della... c'è forse qualcosa che Smith avrebbe aggiunto se fosse qui oggi sulla questione della guerra. E disse: guardate che la guerra, questo lo diceva un generale italiano, si chiama Montecuccoli, Raimondo Montecuccoli, la guerra, per fare la guerra occorre denaro, e poi denaro, e poi ancora denaro. Allora, che cosa... qual è la cornice economica della guerra in corso? La cornice economica è questa: siccome i paesi occidentali hanno curato i mali economici che derivavano dalla pandemia con un'espansione enorme della base monetaria, che è paragonabile a quella che c'era stata negli anni 70 per causa della guerra del Vietnam e dei programmi sociali di Johnson, l'idea di Putin era quella di dire: va bene, se voi avete inondato il mondo di liquidità, adesso però il mio petrolio, la Russia è il secondo paese esportatore di petrolio al mondo, come si sa, e di gas, torniamo su questi punti, me lo pagate di più. La ragione, cioè il beneficio che poteva venire dalla guerra per Putin era quello o di aumentare molto la rendita petrolifera russa, il 60% delle esportazioni russe sono petrolio o gas, non c'è quasi nient'altro, diciamo. O me lo pagate molto di più, oppure proprio attraverso, se vi rifiutate di pagarmelo molto di più, il gas, il petrolio e così via, vorrà dire che vi litigherete fra di voi. Non è successa né una cosa né l'altra, nel senso che è fallita completamente il tentativo di alzare il prezzo del gas riducendo la quantità, semplicemente perché il mondo è grande, di gas ce n'è tanto, e gli europei, gli americani non hanno questo problema perché se lo producono da soli. E gli europei sono andati in giro per il mondo a comprarselo il gas. Questo è quello che è successo. Quindi, il fallimento di Putin è
è stato un fallimento militare, quello lo sentiamo tutti i giorni, ma è stato anche un fallimento della strategia economica. Ricordiamoci che i russi sono giocatori di scacchi, quindi le mosse le sanno calcolare. La loro mossa era quella di dire, bene, se io voglio riprendermi l'Ucraina perché altrimenti non potrò mai essere di nuovo una grande potenza, lo farò con mezzi militari che costano un sacco di soldi. Bene, i soldi me li darete voi, che avete espanso la liquidità enormemente, e voi mi darete un sacco di euro, un sacco di dollari in cambio del mio petrolio, me lo pagherete molto di più. E esattamente quello che avevano fatto gli sceicchi 50 anni fa, e tu Adriano te lo ricordi bene perché hai un po' meno, ma quasi la mia età, e quindi ti ricordi bene che cosa era successo. Gli americani avevano espanso la base monetaria e avevano detto non vi diamo più biglietti che valgono oro. Perché? Perché il dollaro non è più convertibile in oro. Vediamo dei biglietti che sono dei crediti verso la nostra banca centrale. E gli sceicchi risposero dicendo, bene, invece di darci $2, che andavano bene quando erano convertibili in oro, d'ora in poi ce ne darete 8. Questa fu la vicenda degli anni 70. Putin aveva tentato la stessa cosa. Se gli andava bene, avrebbe finanziato la sua guerra e ottenuto. Se gli andava male, lui pensava, si sarebbe spaccato l'Occidente, perché Alfredo avrebbe protestato ancora più di quello che ha protestato, eccetera, e quindi lui avrebbe ottenuto il risultato di essere già virtualmente una grande potenza. No? Con distruzione di... di un doppio fallimento questa di contenimento di Covid di 4 cifre che è stato indicato. Con distruzione di vite e di ricchezza e quindi di benessere, e che certo. Si impiegheranno decenni a ricostruire, oltre appunto all'aspetto etico, certo. Il rispetto della vita umana. Certo. Certo. Terribile. Senti, Carlo, tu sei stato... Se ci guardiamo indietro, tanti, anche occidentali, hanno qualcosa da vergognarsi. Guarda, nell'ottica, se tu lo guardi nell'ottica della Russia, dice voi ci avete ridotto. Guarda, la Russia è un motore che funziona, l'impero russo era un motore che funzionava, diciamo, a 4 cilindri. Uno di questi cilindri era l'Ucraina. Spento questo cilindro, il motore va a 3 cilindri e ora, come tutti sappiamo bene, quando succede che una candela si sporca e si spegne, il rendimento del motore non è tre quarti, ma è molto di meno. Questo è loro la vedono così questa cosa. Cioè, poi certo, però noi che dovremmo credere nel confederalismo, per cui nell'autodeterminazione delle zone più omogenee possibili, certo, lui non ha calcolato, non ha semplicemente... Certo. Lui ha mandato che una nazione scelga conquistare, come aderire, con che patti, insomma. Auguro che la Lombardia vada... Putin ha mandato 150.000 uomini. L'Italia in Europa sia più confederale e così via. Certo, no, voglio dire questo. Putin ha mandato... Prima ho parlato brevemente delle questioni economiche. Ma dal punto di vista militare, lui ha mandato 150.000 uomini, cioè 10 divisioni, per occupare un paese che è più grande della Francia. Che è una cosa che, da un punto di vista militare, è una semplice idiozia. Perché? Perché lui si aspettava che lo avrebbero accolto con le braccia aperte. Invece questi al loro paese ci tenevano, e si è visto che ci tenevano. E hanno risposto coi mezzi che la NATO gli aveva insegnato a usare, che erano quella specie di cerbottane che sono i Javelin, no? Che hanno fatto fuori metà della flotta dei carri armati russi in questo sistema. Quindi lui non si aspettava A, che gli ucraini avrebbero resistito dal punto di vista militare, B, che gli europei avrebbero resistito dal punto di vista economico. Si aspettava che la Germania sostanzialmente rimanesse senza gas per far funzionare le sue industrie. Quindi diceva, questi qui si staccano e ci dicono, per carità, vi preghiamo in ginocchio di riprendervi l'Ucraina. Cioè,
queste cose. Invece questo, tutto questo è la storia di un tragico fallimento, tragico perché ha comportato la distruzione e la morte di ormai centinaia di migliaia di persone. Terribile. Terribile. Carlo, volevo tornare proprio sul tema della guerra con un passaggio indietro. Ho citato la tua attività da senatore, da presidente del Senato, eccetera, ma avevo saltato il fatto che tu sia stato ministro della difesa in un momento particolare, cioè quando in maniera un po'... qualche sotterfugio, insomma, in pratica una guerra l'abbiamo fatta pure noi, quella dei Balcani. La guerra del Kosovo, si chiama così, certo. La guerra del Kosovo, ecco. Ci puoi riassumere brevemente un passaggio, cioè quello nel quale noi ci siamo stati parte attiva, mentre invece la pubblica opinione non ne sa nulla? No. Noi, guardate, l'operazione del Kosovo è stata condotta solamente dall'aviazione. Credo che lui sia l'unico caso nella storia della guerra in cui sono state solamente operazioni, quasi solamente operazioni dell'aviazione. La forza d'attacco era composta da 900 aerei, quasi tutti erano basati in Italia. Erano aerei prevalentemente americani, in parte inglesi e francesi, e noi eravamo il terzo contribuente a questa forza perché avevamo impegnati 65 circa aerei da caccia. Erano i Tornado. Il Tornado è AMX, e hanno svolto il loro compito in un modo che tutti i comandanti militari mi hanno detto sono un lavoro veramente eccellente. Quindi l'Italia aveva dato un contributo importantissimo. Per fare che cosa? Beh, guardate, la guerra oggi che c'è tra la Russia e l'Ucraina è molto simile concettualmente a quello che è successo in Jugoslavia. Cioè, lì c'era lo stesso... quello che te lo domandavo, perché quella era in scala ridotta. Qual era il problema? Il problema era che in Bosnia prima e in Kosovo poi c'erano delle forti minoranze serbe in un paese che aveva dichiarato, nel caso la Bosnia aveva dichiarato l'indipendenza, e il Kosovo, dove c'era il 90% degli abitanti albanesi, voleva dichiarare la sua autonomia, voleva ritornare. Milosevic voleva impedire questo perché in nome del nazionalismo serbo, eccetera, e si era messo a massacrare gli abitanti della Serbia, ricordatevi la Srebrenica, no? E l'assedio di Sarajevo, e massacrare gli abitanti del Kosovo. Questa cosa è finita. Scusa, è un lapsus, non della Serbia, della Bosnia. La Bosnia. Sarajevo. Gli abitanti, sì, gli abitanti non serbi della Bosnia, certo. Scusate. Questo scontro, che come concettualmente è simile a quello che c'è in Ucraina, che sta succedendo, a quello che sta succedendo in Ucraina, dove c'è anche lì una forte minoranza, è stato terminato, è durato dal 92 al 99, ed è stato terminato con l'intervento diretto dalla NATO, sia in Bosnia, sia nel Kosovo, quando appunto io facevo le funzioni di ministro della difesa. Oggi ci si può aspettare un intervento della NATO? No, solo in un caso, nel caso in cui i russi usino armi nucleari. Usare armi nucleari vuol dire buttare, anche tattiche, vuol dire buttare nell'atmosfera fortissimi valori di polveri radioattive. È quindi un pericolo che non riguarda, ma questo la Russia io penso che non lo farà, e che quindi la NATO non interverrà direttamente, si limiterà a fornire armi all'Ucraina, e come finirà? Non lo so, si vedrà come finirà. Può darsi che finisca in una situazione come quella della Corea del Sud e della Corea del Nord, e cioè in uno stallo militare che, prolungandosi, a un certo momento diventa sostanzialmente una tregua
senza termine di scadenza. In Corea del Sud e Corea del Nord è così. E quindi può darsi che alla fine la soluzione sarà quella. In questo momento non è neanche lontanamente immaginabile una situazione di questo genere, perché? Perché le richieste di tutte e due sono assolutamente incompatibili. Uno dice rivoglio tutto indietro, compresa la Crimea, compresa, e quell'altro dice no, io voglio tutto avanti e voglio non solo la Crimea, il Donbass, eccetera, ma voglio anche tutte le zone in cui c'è un abitante che parla russo invece che parla ucraino. Quindi in questa l'intervento della NATO non si può fare per le ragioni che appunto questo potrebbe provocare una reazione nucleare da parte della Russia. Se non c'è l'intervento nucleare fatto dalla Russia, la NATO non interviene. A gioco degli scacchi questo si chiama stallo. Lo stallo. Speriamo nello stallo e che non ci sia nessuno che si arrocchi e che allora ne combini di tutti i colori. Comunque il paragone con Corea del Sud e Corea del Nord è perfetto perché dà anche la dimensione del tempo. Ero bambino, avevo i calzoni corti e già c'era il 38esimo parallelo e quello è rimasto. Insomma, non... Quello è rimasto. Ecco, sono passati 60 anni, quindi... No, ma pure di più, 70. Corea è del 40, comincia nel 49. Quindi... 49, sì, sì. 49, 52. Sì. Va bene, signori, abbiamo cominciato con la richiesta delle nazioni e qui abbiamo finito con la distruzione delle nazioni. Ma insomma, rimaniamo un po' nella via di mezzo, speriamo di continuare a essere ricchi, liberi e ben pasciuti. Carlo, ti ringraziamo tanto, ormai ti rompiamo le scatole una volta l'anno, tu lo sai, e quindi bene. A me fa sempre un piacere. Rivedere tanti giovani che si interessano di queste cose e che vogliono capire l'origine delle loro idee, quali sono le fonti di quello che pensano. Questo è molto bello. Bene, ci rivediamo giovedì parlando di Rosario Romeo con...